Conte è oggi uno dei vincitori di questa campagna elettorale. È riuscito a diventare il primo partito in 6 regioni del Mezzogiorno e ad arginare la destra. Addirittura a vincere nella capitale del Mezzogiorno, a Napoli, nella provincia di Napoli, oltre 3 milioni di abitanti, tutti i collegi uninominali di Camera e Senato. Un'impresa che sembrava impossibile. Oggi ha il titolo di avviare una vera area progressista, ecologista e democratica nel nostro paese. Perché purtroppo la scelta di Letta e di rompere il campo largo ha consegnato al centrodestra una vittoria a tavolino. Oggi vediamo dai dati che oggi il mondo progressista poteva essere al governo del paese o in ogni caso aver bloccato l'avanzata della destra. Non è così. Con una pessima legge elettorale, il centrodestra, che è minoranza in Italia, riesce ad avere una maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Quindi andrà fatta un'opposizione seria e creata un'alternativa, perché il nostro paese ha diritto a un'agenda progressista, ecologista, riformista che possa dare all'Italia innovazione e un vero futuro.